La giungla, un luogo inospitale, pericoloso. Eppure, letteratura e cinema hanno provato a raccontarci le storie di uomini che sono riusciti a sopravvivere in questo ambiente. Ma è davvero possibile? Grazie all'aiuto di un team di esperti, oggi Esperto a chi? Oggi possiamo finalmente rispondere al quesito. Certo che facciamo proprio schifo a disegnare. Veramente facciamo schifo anche biondi, oltre al fatto che non sappiamo disegnare, però... Per poter valutare pienamente i risultati, abbiamo deciso di paragonare l'approccio di un umano a quello di un gorilla Mattei Pelusini. Questo è l'umano. L'unico umano che si è voluto concedere a questo esperimento. Io manco ci volevo venire qui. L'animale, come stavo dicendo, è un esemplare di gorilla Mattei Pelusieri, comunemente detto, Matt. Grazie all'ausilio di tecnologie avanzatissime, i nostri esperti hanno insegnato ai due esemplari le regole base per la sopravvivenza in un luogo inospitale. Come se la caveranno le nostre cavie nel libro della giungla? Immaginatevi di essere presi e portati nella giungla. Come reagireste? I nostri due esemplari hanno approcci molto diversi nei loro nuovi habitat. Ragazzi, ma il wifi? Dai ragazzi, ho finito i giga! Siamo nella giungla, Bise, non c'è il wifi! Ma come non c'è il wifi? Dai, il cellulare pure scarico, vi prego. Hai caricato. Dai, come faccio io? Dai, ragazzi. La prima cosa da fare in un nuovo habitat è sicuramente trovare un luogo in cui ripararsi dal freddo e dalle intemperie. Costruirò il castello più bello del mondo. Ma c'è qualcosa che non va. Ragazzi, ho bisogno di un riparo, vi prego. Una mano, non è che posso fare tutto da solo. Cioè, ragazzi, allora... Fa freddissimo, poi viene la notte! No, che succede? Mi fanno male i piedi. Forza! Carnivori o erbivori, vegetariani o vegani, tutti gli animali della giungla hanno necessità di procurarsi il miglior cibo per il proprio metabolismo. Qual era quella velenosa? Ma anche i frutti della natura, a volte, possono riservare sorprese. Quella è blu o rossa? Blu o... La giungla è un ecosistema delicato. Piccoli cambiamenti possono produrre effetti devastanti. Per questo tutti gli animali fanno la propria parte per mantenere questo delicato equilibrio. Ti basta un poche briciole, lo stretto indispensabile. Dai, ma che fai? Eccoti un po' stretto indispensabile. E vedi di pulire tutto. Che qui mica siamo nella giungla, eh? Cioè, sì, siamo nella giungla, ma pulisci comunque tutto. Io non mi faccio comandare da uno scimmione peloso come te. Cosa? Se parliamo di sopravvivenza, uno degli aspetti fondamentali è la struttura muscolare. Ogni specie ha un modo differente per tenersi in forma. No! No, ti prego, no! Io amo le scimmie, le amo, no! La vita nella giungla può essere molto monotona. Solo gli animali più intelligenti si adoperano in appaganti passatempi, coinvolgendo i propri simili. Certo che sei proprio un animale, eh! Concluso l'esperimento, abbiamo riportato i due... animali in laboratorio per permettere agli esperti di analizzare i risultati. Sorprendentemente, l'esito dell'esperimento non è quello che i due si aspettavano. O forse sì. Matt e Bise! Questo video finisce qui. Noi vi ricordiamo che il 14 aprile uscirà in tutte le sale il libro della giungla della Disney. Mi raccomando, andate a vederlo, andremo anche noi. Seguiteci su Instagram e Twitter. @MatteiPelusi, @ValeBise. Ci vediamo al prossimo video e... Matt e Bise!